L'Università di Cagliari dà inizio alle celebrazioni dei suoi 400 anni con un volume che racconta la sua storia e quella dei suoi rettori. E l'attuale rettrice, Maria Del Zompo, è entusiasta, orgogliosa della passione per la cultura dei cagliaritani e dei sardi. Luca Neri. È la storia di una città, Cagliari, e della sua voglia di mantenere l'università, dunque del grande merito del capoluogo e della Sardegna, nell'aver compreso l'importanza e le potenzialità dell'Ateneo. Ha parlato così il rettore Maria Del Zompo a proposito del nuovo libro per i 400 anni dell'Università di Cagliari, un volume che la racconta a 360 gradi, intrecciando la storia dei suoi rettori e delle loro scelte, dalle quattro bellissime statue commissionate dal rettore Peretti, presenti nell'atrio del rettorato, alla lungimiranza del professor Casula e la sua intuizione sulla realtà periferica di Monserrato nella creazione della cittadella universitaria. In tutto questo ci sono anche le parti negative. Una figura come Brozzo, uno scienziato, un uomo integerrimo, una persona che ha pensato al bene della gente quando ha regalato la sua scoperta sulle cefalosporine, che però in una situazione molto triste, molto delicata, molto impegnativa, si è trovato di fronte al dilemma di seguire i propri dettami, etici e perciò chiudere l'università, licenziare tutti i docenti e non far proseguire la carriera ai propri studenti, oppure accettare l'imperio di seguire le leggi razziali. Non sono scelte facili, non lo sono per nessuno, tantomeno per un rettore. Ecco, questo libro racconta tante di queste storie, ecco perché è stato bello. Da parte, io ringrazio i nostri storici che lo hanno scritto e io infatti lo definisco un libro appassionato per chi lo ha scritto e per come lo hanno scritto e appassionante per chi lo leggerà.